Ciao a tutti e ben ritrovati con un nuovo video sui quiz di logica. Partiamo subito dal primo esercizio, anche quest'oggi preso dalla banca dati Dogane. Cosa ci dice? In un viale 20 tigli crescono in fila e distano l'uno dall'altro 3 metri. Qual è la distanza tra il quarto e il penultimo albero? Allora, noi abbiamo tutta una serie di tigli nel nostro viale. Abbiamo il tiglio, il primo tiglio che è di fatto al metro zero, e poi ne abbiamo altri 19 che distano 3 metri l'uno. Quindi per capire la lunghezza dal primo tiglio all'ultimo tiglio dobbiamo fare 19, il numero di tigli, per 3, la distanza tra un tiglio e l'altro. E quindi 19 per 3 fa 57 metri. Il testo però cosa ci chiede? Ci chiede qual è la distanza tra il quarto e il penultimo albero. Il quarto sarà 9 metri dal tiglio, dal primo tiglio, chiamiamolo anche tiglio 0, perché il secondo sarà a 3 metri, il terzo a 6 metri e il quarto a 9 metri dal tiglio 0. Quindi dai 57 togliamo 9. E poi ci viene inserito anche come dato il penultimo albero. Il penultimo albero sarà distante dall'ultimo 3 metri. Quindi togliamo anche 3. Quindi per capire il risultato finale, cioè la distanza tra il quarto ed il penultimo albero, facciamo 57 meno 9, 48, meno 3, 45. Secondo esercizio. In un circo, la persona incaricata di dare da mangiare agli animali nei recinti inizia il suo lavoro alle 6:30 del mattino e si sanno una serie di informazioni. In prima battuta si sa che la persona incaricata si ferma 15 minuti presso ciascun recinto e poi ci viene detto quali sono gli animali che vengono nutriti prima e dopo. Adesso lo scriviamo, ma si riesce anche a fare abbastanza mente un esercizio di questo tipo, quindi non spaventatevi se poi durante la prova ci sarà una tipologia di questo tipo, perché risulta abbastanza fattibile. Quindi, le tigri vengono nutrite prima degli elefanti, quindi mettiamo qui la T di tigri, qua mettiamo la E di elefanti. E qua mettiamo la O di orsi, perché dice dopo gli orsi. Poi sappiamo che i cavalli sono nutriti 15 minuti dopo gli orsi. Essendo che il nostro incaricato si ferma 15 minuti presso ciascun recinto, dire che i cavalli sono nutriti 15 minuti dopo gli orsi equivale a dire che i cavalli sono esattamente gli animali che vengono nutriti subito dopo agli orsi. Poi ancora i leoni sono nutriti dopo gli elefanti, quindi i leoni sono gli ultimi. Alle 6:50 l'incaricato nutrirà. Allora, gli orsi sono i primi, quindi alle 6:30 e per 15 minuti. Finirà alle 6:50, alle 6:45. Dalle 6:45 alle 7 invece i secondi, cioè i cavalli. E quindi alle 6:50 l'incaricato starà nutrendo proprio i cavalli. Poi alle 7 le tigri, alle 7 e un quarto gli elefanti e alle 7 e mezza i leoni. Poi il terzo esercizio, un'azienda con 1200 operai produce 360.000 pezzi in 3 anni. Quale sarebbe la produzione annua dell'azienda se gli operai fossero 500? Prima cosa da fare è andare a capire quanto produce questa azienda in un anno, visto che poi ci viene chiesta la produzione annua. Quindi 360.000 pezzi in 3 anni, facciamo 360.000 diviso 3, 120.000, e abbiamo la nostra produzione annua dell'azienda con 1200 operai. Se però gli operai scendono a 500, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare 120.000 diviso 1200, che fa 100, e poi andiamo a moltiplicare 100 per 500.
500% è come dire aggiungere due zeri a 500 e quindi abbiamo la nostra risposta di 50.000, la lettera C. Quarto esercizio. Il serbatoio di una stampante a getto di inchiostro è completamente pieno. Dopo che è stata effettuata la stampa della tesi di uno studente, è pieno per 3/5. Quindi facciamo il nostro serbatoio. Lo dividiamo in 5 parti più o meno uguali, adesso beh, non è troppo preciso, ma comunque si capisce. Allora, dopo la tesi è pieno per i 3/5, quindi questa parte qua è ancora tutta piena, mentre si sono svuotati i primi 2/5. La stampa di un tema di un altro studente consuma 20 cc e lascia il serbatoio pieno per 2/5. Cosa ci dice questa frase? Che questa parte qua si svuota nel momento in cui un altro studente stampa un tema e lascia il serbatoio pieno per i 2/5. Questa parte qui vale 20 cc. Ed è un quinto di tutto, perché un quinto è questo, un quinto, e un quinto. Quindi se 20 cc è un quinto, per l'intero serbatoio, i 5/5, facciamo 20 diviso 1, 20 per 5, 100. E abbiamo la nostra risposta. Infine, un esercizio di probabilità. Se si lanciano due dadi, qual è la probabilità che il punteggio totale sia 2? Ragionando, per far sì che nel lancio di due dadi il punteggio totale sia 2, deve per forza uscire 1 in entrambi i dadi, perché non c'è altra possibilità. Se fosse ad esempio 4 il punteggio totale da far uscire, ci sarebbe la possibilità 1-3, 3-1, 2-2, mentre con 2 come punteggio totale le uniche possibilità sono che esca 1 in un dado e 1 anche nell'altro. Per far sì che esca 1 in un dado c'è una possibilità di 1/6 che va moltiplicata per la possibilità di 1/6 anche nell'altro dado. E quindi 1/6 per 1/6 fa 1/36, che è la nostra risposta ed è la A.